con noi conduce la nostra trasmissione Maurizio Mosca. Insieme a Maurizio Mosca. Giù le luci, pronti Maurizio? Maurizio, noi siamo pronti per partire, decolliamo subito. Partiamo, via! Sono passati 10 anni, ma Maurizio Mosca è sempre qui con noi. Chi? Maurizio Mosca! Per Maurizio la nostra redazione era una casa, ci veniva tutti i giorni, a Natale, a Capodanno, in tutte le feste comandate. Era anche una famiglia e allietava le giornate con le sue indimenticabili gag. Che bello! Sì, sì, era giusto, ecco qua, 9 febbraio, Milan Juve 2, firmato da Giuca Scadella. Questa l'apriamo martedì. Lancia Martellini, tante grazie. Memorabile, Maurizio era come lo vedevate in televisione, non fingeva da nessuna parte, lui si divertiva sempre, lui aveva capito perfettamente cosa piacesse alla gente, ha creato il suo personaggio, ma non pensiate che lui non avesse anche dei pensieri profondi, delle riflessioni profonde da fare, ma soprattutto di non avere l'istinto giornalistico dei grandi giornalisti. Buonasera, ciao. Fai vedere la mano. Orco cane, com'è grossa. Grande. Qual è invece la caratteristica di una partita concordata? Poi l'infotainment lo ha travolto e ci ha consegnato un Mosca insuperabile. Azzardo un pendolino velocissimo. Ecco, ma quante risate ci siamo fatte? Quanti pentoloni a guida il campionato? Quanti pendolini di Maurizio Mosca abbiamo fatto insieme? Arrivava da me e mi diceva: ma sai una cosa? Stasera faccio finire il derby 4-4. Dai Maurizio, dicevo io, ma mi sembra un po' esagerato. Ma no, sai perché? Perché la gente per questa roba qua diventa matta. Inzaghi doppia traversa. Espulso Donadoni. Addirittura. Quindi girandola di gol. Si dimette De Laurenti. Addirittura. Ma sai come finisce? Come finisce? 0-0. Ma ancora il piede libero. E l'ho capito, aveva capito che cosa volesse la gente quando faceva il mercato, no? Un giorno arrivò da me e disse: dirò stasera che Maradona torna a giocare in Italia. Mercato, mercato, mercato e ancora mercato. Ma no, Maurizio, disse io, impossibile, non è possibile. Ma non vedrai, perché la gente quando sente queste cose qua ne parla tutta la settimana. Mi dai quella cosa lì? No, cioè, d'accordo. Allora, no! Mi volete lasciare finire? Il gioco di Sparagnino ha annoiato. È vero o no? No. Un momento, ho capito. Quante volte mi dicevi, ma quanto è bella la Canalis? E quante volte dicevi alla Canalis, ma quanto è bella la Fontana? Che quando sono qui con lei dico che è meglio lei. Con la Fontana dico che è meglio. Hai capito? Cambia bandiera. In questi giorni pensavo come avrebbe vissuto questi momenti terribili. Sarebbe stato alla soglia degli 80 anni, non avrebbe sopportato la quarantena e sarebbe come noi qui a Cologno litigando con le mascherine e i guanti che sono complicati da indossare. Vedendomi mi avrebbe accolto con il suo solito saluto quotidiano. Ah, ciao, novità? Novità non ce ne sono, Maurizio. Ci manchi oggi come in tutti i giorni da quel maledetto 3 aprile. Che ti ha portato via da noi. Ah, come gioca del piede! Ah, quanto ci manchi, Maurizio. Chiariamo subito. È il bomber di controcampo. Maurizio Mosca! Maurizio Mosca! Maurizio Mosca! C'è stato un applauso che si è avuto un po' la sensazione dell'uomo della notte, dell'uomo sulla luna. Chissà che cosa starà combinando lassù. Un abbraccio, Maurizio. Ciao, Maurizio.